In questo tempo delle catene. Signori e signori, siamo qui direttamente dal teatro Cineteatro Don Bosco di Bova Marina con due grandi protagonisti del musical Il Tempo delle Cattedrali. Devo presentarmi da solo, ma io essere presentato da te per me è un onore, quindi guarda, io secondo me Antonella Pangallo. No, secondo me guardarti già si capisce il personaggio, però la gobba che se la tocchiamo è anche porta bene. Però il personaggio Quasimodo interpretato dal nostro caro Silvio Cacciatore. E poi abbiamo dall'altra parte Clopin e Stefano da qui. Mi ha aiutato, hai visto? Ma ormai il prossimo anno potrà prendere il nostro posto. Vi faccio un applauso. Lui è il coreografo dello spettacolo e non parla mai, lui parla con i passi di danza. Quindi se tu gli fai una domanda come è andato, gli fa. Ok, ma adesso non lo facciamo parlare, io sono anche molto emozionata perché siamo finiti adesso questo spettacolo, la prima, vedete un po' di persone che vogliono gli autografi adesso, le foto, stiamo diventando famosi. Esagerati, perché il mio autografo secondo me lo vogliono per cercare di prendermi, quel vizio brutto di prendere i microfoni in mano, ma non lo devo fare. Comunque il vizio brutto, caro Dario Amodeo, e qual è? E quello, poi prendono la firma e magari mettono su un assegno, dice me l'ha dato, e si prendono soldi che non ho, che non ha nemmeno Quasimodo. Fatto sta che comunque sold out la prima, sold out domani, già registrato per la seconda, quasi sold out per la terza. Fermati. Come stai? Che emozione si prova dopo tanto tempo a ritornare su questo palco? In particolare dopo la tua esperienza molto forte. Sì, diciamo che ecco, tornare con questo personaggio, con questo spettacolo è qualcosa di incredibile per due motivi personalmente, sia perché da Quasimodo si può imparare tanto, si può imparare una sofferenza che è insita dentro ogni essere umano e che mi salutano, e che fa parte di ognuno di noi, ma che teniamo molto spesso celata per tanti e vari motivi. Tornare dopo 10 anni dalla prima, proprio nel 2008, è un'emozione ancora più grande. Questo palco poi e questo teatro è qualcosa di incredibile. Cari telespettatori, si sente l'emozione. Noi ricordiamo che si potrà ancora vedere lo spettacolo. Esattamente, ci sarà una data che voglio ricordare anche, che è quella di Pasqua. Vuoi ricordare anche tu quali sono i momenti quando potranno venire i nostri telespettatori? Beh, allora, calcolando che oggi è 23 marzo, ormai l'oggi della registrazione, 24 che è sabato, 25 domenica, domenica delle Palme e poi sera di Pasqua. Questo è sicuramente comunque un progetto che non si ferma qui. Questo spettacolo tornerà poi ad agosto, giorno 13, già lo possiamo dire che è un lunedì, un po' come Giulietta e Romeo l'anno scorso, che tornò di domenica 13 agosto. Questo 13 ci porta fortuna, quindi 13 agosto, e abbiamo in programma di continuare, perché è uno spettacolo che già dall'inizio, da prima della prima, sta registrando un interesse molto 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 grande e molto importante. Poi per me, che in questo teatro da 2 anni curo, diciamo così, la direzione artistica e quindi tutta la parte teatrale, la parte degli spettacoli, ormai non termina più, non termino più, dicendo. Ormai per dirvi che potremmo stare qui ore e ore e ore a parlare di teatro, ma il teatro è qui, venite a visitarlo, venite a vedervi un bello spettacolo. E come ogni volta che chiudo le mie interviste, volete fare un saluto agli amici di Melito TV? Saluto casa mia, Radio Studio 95, oh. Melito TV, canale 817 del digitale, Tele Bova Marina, canale 628, Radio Studio 95, FM 102.5, 102.8, i numeri di telefono non li diciamo però. Ragazzi, sono tremendi, però venite a vederli perché veramente ci hanno emozionato. Buonanotte. Ciao, ciao. Guarda al volo, ma uno che dica una parola, perché ora faccio l'intervista. Quasimodo intervista al mondo. Marco Leuzzo, com'è andato questo spettacolo? Tu hai interpretato uno dei clandestini, insomma, com'è stato mettersi rasta, entrare dentro questo personaggio nel 1482?
quello che dici giusto e corretto, grazie per la tua per il tuo contributo importante dal Teatro Don Bosco ormai vuoto. Buonanotte.